convento di San Giovanni Rotondo, qui ci troviamo nella grande chiesa di San Pio da Pietrelcina. E vedete questo indirizzo email in sovraimpressione, dove voi stessi raccontate la storia, il racconto, come Padre Pio è entrato nella vostra vita, tanti sogni, tanti segnali, tanti racconti. Un po' alla volta cercheremo di rendere fruibili per tutti, condividere tutte le vostre testimonianze, come ha fatto ad esempio Suor Sandra, questa religiosa che ci ha voluto scrivere raccontando la sua storia, la storia della sua famiglia. La nonna partecipava spesso ai pellegrinaggi per raggiungere qui a San Giovanni Rotondo e conobbe Padre Pio. Un giorno, scrive Suor Sandra, mi ha raccontato proprio mia mamma, che la nonna andò a confessarsi da Padre Pio, il quale le disse: ci sarà una suora in famiglia. La nonna tornò a casa, lo disse poi a mia madre. Lei pensò subito a suo fratello, sposato, aveva già 3 figli, e per lei era troppo rischioso averne un altro, giacché sarebbero state in pericolo sia la sua vita che quella del bambino. Però successe che a 39 anni mia madre, scrive Suor Sandra, rimase di nuovo incinta. I medici subito le sconsigliarono la gravidanza, quindi le consigliarono di abortire, ma lei si oppose con tutta se stessa. Nacque la sottoscritta, scrive Suor Sandra, senza complicazioni e grazie a Dio andò tutto bene. Con la meditazione della parola di Dio, la preghiera, l'aver partecipato a diversi pellegrinaggi, tra cui a San Giovanni Rotondo, ho scoperto pian piano la mia vocazione, racconta, e a 20 anni sono entrata in convento. Ogni giorno cerco di vivere la mia donazione a Dio, nella mia comunità. Mia madre non mi ha mai raccontato questo fatto, ne ha parlato soltanto recentemente. Spero vivamente che San Pio dal cielo continui a proteggermi, a vegliare su tutti quelli che gli sono devoti. E voglio terminare questa mia storia e questo mio pensiero condividendolo con tutti voi. Bisogna sempre tenere salde queste due virtù, raccontava San Pio, la dolcezza col prossimo e la santa umiltà con Dio.